Ciao a tutti, ciao lettori, ben trovati. Lo so che avevo detto ci rivediamo ad agosto, però insomma sono riuscita ad organizzarmi un attimo e quindi anche se è tardino, rientro con le attività consuete del canale sulla fine di luglio. Eccoci qui bella in compagnia, sentite un po' di confusione, ci sono i miei cani che fanno una bella festa in casa. Spero che state trascorrendo delle belle vacanze estive. Oggi rientro, però rientro con un video un po' particolare, un po' diverso dal solito, perché si tratta di un leggi giovane, però non è un video fatto da me. Vi spiego subito di che cosa si tratta. Durante il corso dell'anno ho detto ai miei alunni della terza che potevano sostituire una delle consuete recensioni che chiedo loro di fare durante il corso appunto dell'anno con un video, e alcuni di loro si sono un po' messi alla prova e sono sperimentati e hanno deciso di fare questo esperimento, quindi hanno fatto una video recensione sulla quale sono stati poi valutati. Avevo però detto loro che sarebbero stati insomma premiati con la pubblicazione sul canale, sul mio canale, dei video che avevano realizzato. Avrei dovuto farlo già mesi fa, ma purtroppo non ho avuto veramente il tempo di mettermi lì a sistemare tutto e volevo farlo in maniera dignitosa, quindi il video di oggi sarà praticamente fatto da loro. Si tratta di tre romanzi che hanno letto e recensito. I video sono stati integralmente realizzati da loro e io li ho voluti lasciare così come li hanno fatti, quindi anche se ci sono degli errori di pronuncia sui nomi di un'autrice o magari ci sono dei difetti nell'audio, io ho preferito lasciare le cose esattamente così come erano, perché io credo che comunque che sia stato appunto un esperimento, un compito di realtà che loro hanno fatto con grande, con grande comunque passione, con grande concentrazione, e se ci sono degli errori va bene che ci siano, cioè a me piace che l'errore si vede, perché poi attraverso il vedere l'errore che magari ci correggiamo, no? I video tutti tagliuzzati e incollati per far finta che sia tutto perfetto, quando in realtà ci sono dei pasticci, non rientrano nel mio ordine di idee, quindi a maggior ragione preferisco che ci siano i tagli, ma quelli che hanno fatto i ragazzi, con gli errori che hanno fatto loro. Quindi video consigliato soprattutto ai lettori giovanissimi che potranno prendere degli spunti per le successive letture. I libri recensiti sono appunto tre: Trappola per topi di Agatha Christie, La ragazza Drago, il primo volume della serie della ragazza Drago di Licia Troisi, e I tre meschettieri di Dumas. Quindi c'è un giallo, un fantasy e un classico, ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Chiaramente i ragazzi sono stati debitamente autorizzati, ho le autorizzazioni di tutti i loro genitori per poter comparire su questo video che si Che si tratta appunto di minorenni. Noi ci vediamo mercoledì con il video della Indiebooks del mese. E per quanto riguarda oggi, vi ricordo che questa domenica, come le altre domeniche, è stata una puntata dei pezzi d'autore, e trovate i video sui libri di Joyce Carol Oates che sono stati letti da Gloria, il canale Libro in Mano, Claudia del canale Lee Charmel, e Sebastiano Sebastiano Lector Sombrero. Trovate qui sotto tutti i link in descrizione. Buona visione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! E come riferisce Scotland Yard, il crimine è avvenuto a Paddington, al 24 di Culver Street. La vittima si chiamava Maureen Lyon. Ricercato dalla polizia, un individuo visto nelle vicinanze. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello di feltro. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un cappello di feltro. Indossava un cappotto scuro, una sciarpa chiara. Oh, buongiorno! Io sono il maggiore Metcalf, uno dei personaggi creati da Agatha Christie per la commedia Trappola per topi. Ero diretto a una nuova pensione, aperta da poco da Molly e Jill Stralsund, la nuova pensione di Muswell Manor. Buonasera. Quel giorno eravamo in sette: Molly e Jill Stralsund, io, maggiore Metcalf, insieme agli altri quattro ospiti: il signor Christopher Wren, la signora Boyle, la signorina Caswell e l'inatteso signor Paravicini. Cinque persone estranee fra di loro. Nessuno di noi, infatti, si conosceva prima di allora. Una serata tranquilla, tutto sembrava trascorrere normalmente. Ognuno viene assegnato la propria stanza. Iniziano i primi dialoghi fra di noi, iniziamo a conoscerci, ognuno spiega la propria occupazione, cosa fa nella vita. Beh, sì, tutto sembrava trascorrere normalmente, fino a quando non arrivò la mattina seguente. La mattina seguente, infatti, a causa di una bufera di neve, ci troviamo tutti bloccati qui. Nessuno si può più muovere. Pronto? Hotel Muswell Manor? Polizia del Berkshire. In seguito all'omicidio avvenuto ieri a Londra, invierei
E ne arrivo dunque l'investigatore Trotter. Questa notizia suscita molto spavento in tutti, soprattutto dopo aver appreso la notizia del recente assassinio al 24 di Culver Street. Bene, iniziamo dunque tutti a parlare con l'investigatore, il quale inizia a spiegarci la situazione. Questo investigatore Trotter, un poliziotto del Berkshire, inizia a spiegarci che la vittima, Maureen Lyon, il cui vero nome era in realtà Maureen Stanning, era in realtà collegata al caso Longridge Farm. Lei e suo marito, infatti, John Stanning, erano stati affidati tre bambini, i Corrigan. Uno di questi sembra essere stato ucciso a causa di continui maltrattamenti. L'investigatore Trotter inoltre ci spiega che sul luogo del delitto è stato trovato un bigliettino con su scritto Three Blind Mice, tre topolini ciechi, i tre presunti obiettivi dell'omicida. Beh, il primo indirizzo era quello di Culver Street, il 24, dove appunto è stata ritrovata senza vita Maureen Lyon. Il secondo, invece, è proprio quello di Monkswell Manor, dove la polizia immagina ci siano i due prossimi obiettivi dell'omicidio. Siamo 8 a Monkswell Manor, tutti qui bloccati a causa di una bufera di neve. Attenendoci a quello che dice l'investigatore Trotter, tra di noi vi è un omicida. Ma sotto quale travestimento? Tutti di noi, in realtà, sembrano avere qualcosa di sospetto. Tutti sembrano nascondere un segreto. Tutti sembrano essere legati per un fatto di sangue al caso Longridge Farm. Beh, in verità, siamo tutti qui bloccati. Ci troviamo in una vera trappola per topi. E buongiorno a tutti ragazzi. Quella che avete appena sentito era un po' la sintesi di quella che è Trappola per topi, una delle più famose commedie di Agatha Christie. Chi è Agatha Christie? Agatha Christie viene considerata, insieme ad Arthur Conan Doyle, una delle più grandi giallistiche al mondo. Nacque nel 1890 a Torquay, in Inghilterra. Non frequentò mai la scuola, infatti della sua formazione scolastica si occupò direttamente la madre, una donna considerata dalla grande creatività, soprattutto romantica. Dopo i primi successi, un periodo di depressione legato alla separazione del marito e alla morte della madre, un viaggio in treno per Baghdad le ispirò la sua opera più famosa, Assassino sull'Oriente Express. Da lì iniziò il vero successo dell'autrice e nel 1947 la regina stessa d'Inghilterra, la regina Mary, le commissionò la redazione di un'opera. Agatha Christie così scrisse Tre topolini ciechi, successivamente colse successo con altre opere, come per esempio Dieci piccoli indiani, e inoltre nel 1971 le venne assegnata la massima onorificenza da assegnare a una donna inglese, Dama dell'Impero Britannico. Agatha Christie è la creatrice di Hercule Poirot, di Mrs. Marple, e il 25 novembre del 1952 all'Ambassador Theatre di Londra venne rappresentato per la prima volta Trappola per topi. Trappola per topi è appunto una commedia di genere poliziesco o giallo. E la vicenda, come ha detto già il maggiore Metcalf, è ambientata, come sovente nelle sue opere, in uno spazio chiuso, in questo caso la pensione di Monkswell Manor. I protagonisti sono appunto i due proprietari, Molly e Giles Ralston, cinque ospiti e un investigatore, l'investigatore Trotter. Tutti loro si ritrovano bloccati in questa pensione a causa di una bufera di neve. Fra di loro però si nasconde un omicida che poche ore prima ha assassinato una persona a Londra, al 24 di Culver Street. Le indagini della polizia hanno presunto che i prossimi obiettivi dell'omicida saranno proprio a Monkswell Manor. Ma chi? Sotto quale travestimento? I protagonisti sono appunto Molly e Giles Ralston, e i cinque ospiti, quindi il maggiore Metcalf, la signora Boyle, il signor Christopher Wren, il signor Paravicini, la signorina Caswell e appunto un presunto investigatore del Berkshire. L'investigatore Trotter. Tutti questi personaggi hanno delle caratteristiche diverse, come si evince dai vari momenti di riflessioni presenti nel testo. L'intreccio della storia risulta essere molto complesso, secondo me, infatti non perché ognuno di loro non sembra essere collegato al caso, ma al contrario, tutti sembrano avere in realtà qualcosa in comune con il caso Longridge Farm, quello che accomuna un po' tutta la vicenda. Poi, come era per esempio la filastrocca in Dieci piccoli indiani, il motivo che ritorna in questa commedia è invece Three Blind Mice, i tre topolini ciechi, i tre presunti obiettivi dell'omicida. Si tratta appunto di un testo teatrale con un ritmo molto incalzante, alternato a volte da momenti di riflessione e di pensiero che vi è per vari personaggi. Vi sono ovviamente delle battute e dei dialoghi forbiti, in quanto i personaggi sono tutti estranei fra di loro. E vi è inoltre una completa immersione del lettore, anche grazie al fatto che si tratta di un testo teatrale, nella vicenda in cui vengono spiegate tutte le osservazioni dei protagonisti, anche tutte le dinamiche. In quest'opera, secondo me, Agatha Christie vuol far riflettere su quali sono tutte le problematiche, tutte le cause che poi portano a un omicidio o un delitto. Vuole far riflettere sul rancore che ogni omicidio magari cova e che poi sfocia in forme di pazzia che non vengono manifestate apertamente, ma vengono manifestate appunto dal delitto o dall'omicidio, senza comunque giustificarlo. Questo libro l'ho finito in poco tempo grazie alle sue sequenze narrative molto incalzanti, inoltre al fatto che mi ha coinvolto molto. Inoltre, la sua durata è relativamente breve e
circa 120 pagine, in particolare io ho letto la ristampa della Mondadori del 2018. Come presente nella maggior parte delle opere di Agatha Christie, vi è un grandissimo finale a sorpresa, quasi inaspettato, in cui si risolve questo intreccio che viene considerato quasi impossibile. Ma come dice Hercule Poirot stesso, se fosse veramente impossibile non saremmo qui a ragionarci su. Consiglio ovviamente questo libro a tutti coloro che come me piace immedesimarsi nel racconto, cosa che avviene in tutti i generi letterari, ma in particolare nelle romanzi polizieschi, in quanto si riesce a ragionare con l'investigatore cercando di prevedere magari tutte le mosse che saranno quelle dell'omicida, oppure ragionando sulle possibili soluzioni del caso. Inoltre ancora più più specificatamente, in quanto si tratta di un testo teatrale, dunque vengono spiegate in maniera anche molto esplicita le varie dinamiche della vicenda. Bene ragazzi, queste erano le mie considerazioni su quello che era Trappola per topi di Agatha Christie, un libro che personalmente mi è piaciuto moltissimo. Spero comunque di esservi stato utile. Ah, e mi raccomando, attenti agli spazi bui. La ragazza drago l'albero di Dune è un libro scritto da Alicia Troisi. Alicia Troisi è una scrittrice di libri fantasy romana. Altre sue opere sono per esempio La cronache del mondo emerso, I regni di Nashira e Pandora. Il libro è composto da 346 pagine, è un libro fantasy e la casa editrice è la Mondadori. Sofia e Lidia si trovano a Benevento, nel circo dove Lidia è cresciuta quando era piccola, perché il professore è alla ricerca del terzo draconiano in Ungheria. A Sofia però non piace la vita del circo, appunto quando può va a svagarsi in un chiostro lì vicino, dove qualche volta appare e scompare una vecchietta che gli parla spesso di un noce. Al circo incontro un ragazzo di nome Fabio. Questo ragazzo ha dei modi di fare molto strafottenti, però Sofia se ne innamora. Poco dopo scoprirà che Fabio è il terzo draconiano e appunto nel suo cuore ha l'anima di Eltanin, il drago del fuoco. Sofia e Lidia sono alla ricerca del frutto, come Nigdor e Fabio. Sofia e Lidia, grazie a dei sogni premonitori, scoprono che il frutto si potrebbe trovare in un noce. Facendo delle ricerche in libreria, Sofia scopre che questo noce si trova a Benevento. Questo noce era considerato comunque satanico, appunto venne tagliato, perché durante il Medioevo molte signore, considerate streghe, facevano dei sabba. La vicenda è raccontata in terza persona e il narratore è onnisciente. Inoltre, all'interno della storia ci sono molto spesso dei flashback che parlano di solito di Draconia e dei draghi. Inoltre, la storia è ambientata ai giorni nostri a Benevento e la protagonista è Sofia, una ragazza di 14 anni, dai capelli ricci e molto vaporosi, che è molto timida e molte volte non si sente apprezzata, cioè pensa di essere sempre inferiore agli altri. La scrittrice usa un linguaggio semplice e molto comprensibile dai giovani. Il messaggio principale e il tema principale è la vittoria del bene sul male, ma esistono anche dei temi secondari, per esempio i primi amori. Inoltre questo libro non l'ho finito in poco tempo, ma ci ho messo un po', perché molto spesso i capitoli terminavano con delle vicende successive. Lo consiglierei a chi piace molto il fantasy, perché appunto parla di draghi e comunque di magia. Queste erano le mie considerazioni sul libro La ragazza drago, l'albero di Dune, e vi mando un saluto. Salve a tutti e benvenuti in questa rappresentazione dei Tre Moschettieri, realizzato da Gabriele Fontanarosa, Simone D'Agata e Claudio Pappalardo. Questo video è stato realizzato con molto impegno e vi auguriamo una buona visione. Il romanzo I Tre Moschettieri fu realizzato da Alexandre Dumas. La casa editrice fu Einaudi. L'anno di pubblicazione fu nel 1844. I personaggi dei Tre Moschettieri sono D'Artagnan, protagonista del libro, giovane ragazzo abile con la spada,
Athos era il più ammirato da D'Artagnan, Aramis uomo distinto e delicato, Porthos il più fanfarone del gruppo. Questi sono i personaggi principali, ce ne sono altri, le cui vicende ruotano attorno a quelle dei protagonisti principali. Alexandre Dumas è stato uno scrittore e drammaturgo francese. Inoltre è stato un maestro del romanzo storico e del teatro romantico. Egli è famoso soprattutto per i capolavori Il Conte di Montecristo e I Tre Moschettieri. Il libro, essendo di tipo storico, cioè che contiene una parte inventata ma anche una parte successa realmente, si basa su uno dei tanti scontri tra la Francia e l'Inghilterra del tempo. È ambientato tra la Francia e l'Inghilterra e si basa su tutti gli intrighi di corte che avvenivano nel XVII secolo. Il numero di pagine è 356. Il genere letterario è storico e avventura. Esiste un narratore di tipo esterno, l'autore stesso, è di tipo onnisciente, cioè fa sì che esista una focalizzazione di tipo esterno. Il romanzo è diviso in due parti, che comprendono delle sequenze narrative, descrittive, dei dialoghi e delle riflessioni personali del narratore. Il libro è molto complesso, ma non troppo difficile da leggere. È adatto ad una categoria di lettori ai quali piace leggere la storia. Lo stile dell'autore è abbastanza comprensibile. Vi sono contenuti molti vocaboli francese. Secondo il nostro parere, questo libro è davvero stupendo, perché a noi ci piace molto la storia ed è ricco di avvenimenti che ci danno un fiato sospeso fino alla fine della narrazione. E lo consiglio a chi vuol davvero leggere qualcosa di bello. Questo libro narra le vicende di D'Artagnan, un giovane ragazzo discendente da una nobile famiglia caduta in miseria. Decide di andare a Parigi per riunirsi al corpo dei moschettieri del re. Dopo una serie di complicazioni, si imbatte nei Tre Moschettieri e ne fa la loro conoscenza. Inizia a duellare contro Athos, ma entrambi vengono bloccati dalle guardie del cardinale. Infine le guardie vengono sconfitte grazie anche al tempestivo arrivo di Porthos e Aramis. Dopo una serie di intrecci e combattimenti, grazie a questo servizio reso alla Francia, D'Artagnan riceve i gradi di tenente del corpo dei moschettieri del re. Questa è la nostra rappresentazione dei Tre Moschettieri. Ringraziamo Salvo Binanti, un nostro compagno di classe, per la collaborazione data al video.